Il 2020 può essere ricordato come l'anno dell'ingresso degli istituzionali su Bitcoin. Per molti questo evento è stato accolto in maniera estremamente positiva perché produce anche effetti di natura emotiva. Sappiamo anche bene nell'ambito degli investimenti quanto è importante l'atteggiamento emotivo degli investitori. Perché? Perché dà credibilità all'intero settore che ora diviene un settore mainstream perché ci sono anche gli istituzionali all'interno e dà anche un senso di tranquillità agli investitori più prudenti perché in un certo qual modo si sentono in buona compagnia. In pratica dicono: se anche gli istituzionali hanno comprato questo asset finanziario, posso stare tranquillo, posso dormire i sogni un po' più tranquilli, si sentono protetti. L'ingresso degli istituzionali, però, sul mercato delle cripto ha fatto alcuni cambiamenti, ha creato alcuni cambiamenti che sono di natura importante. Il primo è quello più evidente di tutti, lo abbiamo visto in questi mesi, cioè un'impennata dei prezzi Bitcoin grazie agli istituzionali. Non possiamo dire altro che ci ha fatto tutti felici e contenti con questo super rally di fine anno. Però la domanda è: questo continuo acquisto da parte degli istituzionali, questo movimento dei prezzi che poi ci ha dato grande soddisfazione, potrà continuare anche nel 2021? Analizziamo un po' di punti, un po' di grafici, un po' di dati in questo super video di Natale e andiamo a rispondere alla fine a questa domanda. Bene, ciao a tutti ragazzi, dovevo iniziare il video con il cappello per questa giornata, però vi dico francamente non riesco a tenerlo molto tempo sulla testa perché ho questa grande capigliatura, quindi ragazzi auguri di buon Natale a tutti quanti voi e andiamo a parlare in maniera a braccio, in maniera di cuore di questo anno splendido che abbiamo passato con i mercati delle cripto. BTC quest'anno è diventato popolarissimo anche tra gli istituzionali, abbiamo visto una serie di dichiarazioni di grandissimi investitori, personaggi straimportanti del mondo, insomma, della finanza e ormai hanno messo, come si dice, hanno sottolineato l'importanza di Bitcoin come asset finanziario per una serie di motivi. Questa popolarità poi ha innescato anche una spirale di acquisti positivi da parte di grandi fondi istituzionali, ma anche da parte di investitori istituzionali e lo abbiamo visto sotto diverse forme, ragazzi. Adesso andremo a vedere alcuni grafici. Ci sono da sciogliere alcuni punti fondamentali per capire se questo 2020 può essere considerato una meteora oppure il 2021 continuerà questa fase rialzista. In primis dobbiamo chiederci perché gli investitori istituzionali hanno iniziato ad accorgersi di Bitcoin proprio ora in quest'anno e poi ragazzi continueranno a fare i loro acquisti nel 2021 perché se dovesse essere così ci aspetta un 2021 scoppiettante. Allora, intanto andiamo a guardare una serie di dati che ho preparato per voi. Volevo farvi vedere in primis, ma questi sono gli incrementi di Bitcoin detenuti da grandi fondi istituzionali. Sono veramente cospicui e insomma, ci sono una serie di grandi fondi che sono andati, ragazzi, a comprare quest'anno asset in Bitcoin. In questa zona qui, ragazzi, vedete anche il valore di mercato di questi asset e la quantità di Bitcoin detenuti da questi grandi fondi, di cui ovviamente conosciamo benissimo MicroStrategy, perché chi investe in questo mercato ha imparato anche a conoscere questa grande istituzione. Anche alcune ricerche estremamente importanti portate avanti da aziende assicuratrici hanno evidenziato proprio l'ingresso degli istituzionali nell'anno 2020, un ingresso che è stato anche dirompente. E poi, ad esempio, in questo caso, ragazzi, vengono anche date delle previsioni per il 2025, dove ci aspetta che il 90% degli istituzionali entrerà in questo settore. Infine, immancabilmente, ragazzi, dobbiamo anche andare a guardare quelli che sono i dati di mercato, perché se un investitore istituzionale effettivamente è entrato, non possiamo che assistere ad una fase estremamente positiva dei prezzi. E questo è quello che abbiamo visto dopo il Covid, ragazzi. Non a caso l'ingresso degli istituzionali dopo il Covid si è verificato in maniera massiccia, perché Bitcoin, ragazzi, essendo anche uno strumento
fortemente anti-inflattivo ha attirato l'attenzione degli investitori istituzionali proprio per questa caratteristica, perché dopo l'evento Covid di marzo il mondo è andato incontro ad una massiccia emissione di liquidità e questo ha portato gli investitori istituzionali a porsi una serie di interrogativi e a cercare dei beni di rifugio. Andiamo quindi al secondo punto di questo video: perché gli investitori istituzionali si sono interessati a Bitcoin esattamente dopo marzo. Il primo, ve l'ho già detto, è uno strumento ottimale per essere contrapposto a un'impennata dell'inflazione. Non ci sono tantissimi strumenti così. Sì, abbiamo l'oro, abbiamo gli immobili, ma gli immobili risentono di una serie di problemi abbastanza importanti. Come strumenti finanziari anche estremamente flessibili, cioè tradabili anche con estrema velocità, liquidabili istantaneamente, Bitcoin è un asso nella manica. Secondo punto, mancano i rendimenti su quelli che sono gli asset finanziari prudenti. Adesso voi mi dite Bitcoin con la prudenza non c'entra niente. Dovremmo anche parlare un po', anzi vi chiedo anche la vostra opinione dopo l'avvento degli istituzionali su Bitcoin. Ragazzi, secondo voi questa volatilità dei mercati cripto è destinata ad aumentare o a scendere? Vediamo chi mi risponde nei commenti. Va bene, secondo punto, istituzionali attratti da Bitcoin perché dà grandi rendimenti, per il fatto che è collegato al mondo DeFi che apre tutto un nuovo mercato. Poi c'è una cosa che è bellissima e su questa, ragazzi, riprendo il mio Bitcoin d'oro, perché affermare queste cose mette sempre una certa emozione. Ragazzi, Bitcoin è una moneta unica sovrana del mondo. Se noi lo consideriamo non un asset, non una tecnologia, ma lo consideriamo una moneta, ragazzi, Bitcoin è la prima moneta globale del mondo, non posseduta da nessuna nazione. Un altro elemento che ha spinto gli istituzionali ad entrare su questo mercato, se ne sono accorti finalmente. E poi ce n'è uno che io adoro, quello legato ai grafici. Bitcoin è storicamente decorrelato all'S&P 500. Lo so che molti, soprattutto nel 2020, hanno parlato di correlazione, perché c'è stato un po' un momento di correlazione tra S&P 500 e Bitcoin, però storicamente non è così e ve lo faccio vedere sui grafici. Ragazzi, allora questo è il mio super grafico di S&P 500 contro Bitcoin, lo abbiamo visto già in un altro video. Si può vedere come l'atteggiamento di S&P 500 contro Bitcoin sia fondamentalmente negativo, quindi c'è una sorta di decorrelazione. Se io sono un investitore istituzionale, voglio mettere all'interno del mio portafoglio anche uno strumento che è completamente diverso, o comunque che fa il contrario di quello che fa il mio S&P 500, che poi sono le stocks, ragazzi, del mondo. Il motivo per il quale gli istituzionali quindi sono entrati in questo 2020 magnifico per i cripto investitori sono essenzialmente questi. Ma l'ingresso degli istituzionali su questo mercato amplia anche ad altre problematiche che ci spingono a dare delle indicazioni su quello che potrebbe essere il nostro 2021. Allora facciamo un ragionamento insieme, voglio anche la vostra opinione su queste cose che andremo a dire, perché sono importanti anche le vostre opinioni, ragazzi, quindi non vi dimenticate di scrivermi tutto quello che pensate nei commenti. L'ingresso degli istituzionali apre i mercati delle criptovalute ad una serie di interventi che potrebbero avvenire già dal 2021, ma anche negli anni successivi, cioè tutti quegli eventi che devono andare a servire il mercato degli istituzionali. In primis la creazione di polizze assicurative e di servizi di custody, perché gli istituzionali certamente, ragazzi, vogliono anche più garanzie sui loro fondi, quindi gli exchange, i broker dovranno dare queste garanzie, dovranno iniziare a creare dei servizi di hedging, dei servizi di assicurazione contro eventuali crolli, e questo, ragazzi, è un B2B, cioè è un mercato che sta iniziando a avere la sua miccia di partenza per creare quella che è la famosa spirale rialzista dei mercati, cioè una serie di servizi che aumentano il valore di Bitcoin. Mentre aumenta il valore di Bitcoin, aumenteranno anche questi nuovi servizi, creando una serie di eventi positivi a catena che si chiama appunto spirale rialzista, perché
si sta creando un mercato per gli istituzionali. Perciò c'è tutto un nuovo mondo che beneficerà di questa immissione di liquidità da parte degli istituzionali che noi abbiamo appena visto. Ecco perché vediamo in questo momento il nostro amato re veramente veramente tanto forte, perché ogni swing ribassista viene quasi sempre abbattuto contro i livelli di supporto, ragazzi. Ovviamente questo non significa che non potremmo assistere a delle fasi brusche di ribasso. Sapete bene che una cosa è l'analisi di natura fondamentale come quella che stiamo facendo adesso, una cosa è il trading e le oscillazioni di prezzo, quelle vanno seguite utilizzando le tecniche di trading, però in linea di massima, ragazzi, da qui al 2021 probabilmente assisteremo anche ad una serie di servizi che potrebbero dare grande slancio a Bitcoin, anche al settore DeFi, perché no, ragazzi, perché il settore DeFi potrà essere un settore estremamente interessante per gli istituzionali. Cosa aspettarci quindi dal 2021? Proseguirà questa fase rialzista dei mercati? È appena iniziata o è terminata? Molti dicono siamo in bolla su Bitcoin, io penso di no. Ma come sempre facciamo alcune considerazioni. Ripple è appena arrivata sul mercato con Bitcoin, ancora non ha fatto praticamente nulla con Bitcoin. Dobbiamo ancora aspettare per vedere se il mercato recepirà in maniera positiva questa innovazione, ma se avverrà una cosa del genere, se Bitcoin inizierà ad essere usato da tutti gli investitori, da tutti i clienti di PayPal, ragazzi, e in maniera anche massiccia, probabilmente assisteremo ad un incremento, ad un'adozione di cripto anche da parte dei competitors di PayPal. Quindi PayPal, ragazzi, è solo la miccia, non è un incendio, è questa la verità. Dobbiamo ancora capire se l'adozione attraverso questa istituzione finanziaria potrà essere accettata dal mercato, perché alla fine è il mercato che deciderà se Bitcoin, se questa innovazione sarà adottata da tutti. E questa adozione, ragazzi, la vedremo man mano, col tempo, sarà un percorso difficile, non è una cosa che avverrà dall'oggi al domani in maniera istantanea. Dovremo comunque aspettare, probabilmente assistere anche a delle fasi negative, delle fasi in cui dovremmo resistere, come d'altronde abbiamo fatto noi cripto investitori veramente da tanto tanto tempo. Perciò, ragazzi, il 2021 potrebbe essere veramente veramente rosa e fiori. C'è un ma, però, lo so, bisogna sempre mettere alla fine questo vai. Questo giorno di Natale vi rimetto il cappello per fare questo annuncio, ragazzi. Allora, quello che è successo con la SEC su Ripple in questa settimana ci lascia un grande punto interrogativo. Cosa faranno le istituzioni? Lasceranno sviluppare Bitcoin così tanto, soprattutto se gli istituzionali entrano all'interno di questo mercato in maniera massiccia? Abbiamo visto come gli organi di regolamentazione, chiamiamoli così, possano agire come hanno fatto su Ripple in maniera abbastanza veloce. A torto ragione, questo non è argomento di questo video, però quello che è successo è evidente: un crollo, un crash della criptovaluta, quasi, diciamo, un fallimento della criptovaluta, potremmo dire. Adesso vedremo cosa succederà in futuro, se potrà riprendere o meno. Però il potere delle istituzioni, se non vogliono un'adozione, ragazzi, delle cripto, è abbastanza evidente. Quello che potrebbero creare è assolutamente evidente. Quindi siamo su un filo del rasoio, come d'altronde siamo abituati ad essere, ragazzi. La guerra è assolutamente lunga, è difficile per chi come noi ama questo mercato, ma quest'anno abbiamo vinto veramente tantissime battaglie e continueremo a farlo anche nel 2021, magari con i cannoni degli istituzionali dietro di noi. Va bene, ragazzi, buon Natale a tutti, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!